In questa puntata di Viaggio in Molise incontriamo anche il vicepresidente dell'Orchestra Sinfonica del Molise, Giulio Costanzo. Palcoscenico, oggi sul palcoscenico un organico in una combinazione totalmente moderna, come la definì lo stesso Shedrin, che sostenne con le sue idee compositive un'intuizione ed una passione tutta femminile. Sì, beh, in realtà Shedrin aveva una moglie ballerina, oltretutto una étoile del Bolshoi di Mosca, quindi l'occasione è stata quella di cogliere questa richiesta della moglie di comporre un brano per danza. Lui fece un giro di compositori dell'epoca, ma tutti a un certo punto gli dissero: senti, ma tu sei un compositore, fai tu qualcosa. E allora lui optò per una soluzione un po' particolare, cioè prese questa che è una tra le opere più famose della letteratura europea e la trasformò componendo per un organico insolito, tolse tutti i fiati, lasciò tutto un organico consistente di archi e aggiunse però una quantità enorme di percussioni, 5 percussionisti con 5 setup separati che abbracciano una vastissima gamma di suoni, dagli strumenti a percussione a suono determinato, timbani, marimba, vibrafono, glockenspiel, a quelli a suono indeterminato, dai gong, ai piatti, ai tamburi, a una serie di strumenti anche non di estrazione europea. Abbiamo ghiri, abbiamo maracas, abbiamo anche degli strumenti tipicamente russi, il kokolo, che è uno strumento che noi non conoscevamo, cioè chi si avvicina a questa letteratura, un percussionista europeo, in genere europeo dell'Occidente, non conosce questi strumenti. Invece in partitura è ricco proprio anche di queste peculiarità che sono tipiche della cultura e della tradizione musicale colta russa. Tra l'altro inizialmente è stato anche bandito dalla gerarchia sovietica come irrispettoso, è stato riconosciuto come irrispettoso, poi invece è diventato da allora, è diventata l'opera più famosa appunto di Shedrin. Sì, è stato un po' considerato un po' fuori dagli schemi, forse eccessivamente eccentrico per la cultura russa di quel momento particolare, quel momento storico. Però in realtà le soluzioni Shedrin sono risultate molto efficaci dal punto di vista musicale, tant'è che il brano funziona benissimo anche senza la danza, anche se noi in prospettiva abbiamo l'idea di portarlo in scena con la danza, quindi mettere l'orchestra in buca e riportare in palcoscenico i danzatori, insomma. L'orchestra in questa occasione sarà diretta da Magnelli, non è la prima collaborazione con lui, ce ne sono state altre sempre con grande insomma partecipazione. Magnelli è un giovane direttore che vive a Roma ma è di origini calabresi. È stato un felice incontro l'anno scorso in una circostanza particolare quando noi siamo andati a fare un concerto a Roma e lui ci ha ascoltato a Roma e poi abbiamo fatto una prima produzione con una settima di Beethoven e poi adesso riprendiamo con lui questa produzione e poi ne faremo un'altra che pure ci porterà a Roma il 23 dicembre, in un bellissimo luogo che è l'Acquario Romano, dove si tengono molti concerti interessanti e di alta qualità. Continua a crescere l'Orchestra Sinfonica del Molise, continua a portare avanti degli appuntamenti e degli eventi molto prestigiosi. Sì, siamo alla fine del primo triennio, che è quello più importante per noi, e siamo nella, diciamo, parte finale, nelle battute finali di questa stagione 2024, che è stata una stagione piena di appuntamenti importanti, di spessore, con grandi interpreti, con grandi autori, con grandi compositori. Termineremo il 27 dicembre, credo proprio qui al Savoia, con una terza di Beethoven e poi saremo tutti concentrati sul prossimo triennio che ci aprirà definitivamente le porte alla stabilità come ICO, aggiungendoci alle altre 13 già esistenti italiane, insieme alle
otto nuove orchestre nuove ICO come noi, che sono disseminate in varie parti d'Italia, insomma. Incontriamo Gloria Ranaudo, percussionista. Ecco, per quanto riguarda il concerto di questa sera, il lato delle percussioni fanno davvero la differenza, insomma la parte, possiamo dire, più importante. Certo, questo è un concerto molto particolare in cui le percussioni fungono da vere protagoniste della musica. Infatti si parla di grandi orchestre in cui solitamente le percussioni sono relegate ad un ruolo sì principale ma secondario nella maggior parte dei casi, però a dir la verità questo è un concerto, la Carmen, in cui le percussioni sono le vere protagoniste, in quanto sono presenti numerosi strumenti, tra cui anche le tastiere come la marimba, il vibrafono, ma abbiamo anche dei set di tomme e degli strumentini come il ghiro, il triangolo, il tamburello, che si suonano anche nelle grandi orchestre, e quindi fa la differenza, diciamo, questa componente è molto importante a livello percussivo. Tra l'altro è un'opera dedicata a una donna, tu sei una giovanissima percussionista donna, quindi ecco, eseguire questa opera per te immagino anche sia molto emozionante. Certo, è molto emozionante, soprattutto perché non sono l'unica donna percussionista ad eseguire quest'opera, soprattutto nell'organico, siamo due ragazze e due ragazzi più il timpanista, ma è particolarmente importante soprattutto perché noi percussioniste, io e l'altra ragazza che facciamo parte dell'organico, siamo entrambe molisane, e quindi diciamo che è un orgoglio eseguire un'opera dedicata ad una donna, ma soprattutto portare in alto il nome dell'Orchestra del Molise. Non è la tua prima collaborazione con l'orchestra, hai effettuato altre produzioni con l'orchestra. Come valuti la tua esperienza? Sicuramente la mia esperienza è stata molto positiva, ho già effettuato due produzioni durante tutta l'estate e devo dire che l'ambiente è sereno e si lavora molto bene, oltretutto ci sono musicisti di grande qualità, quindi diciamo che non potrei chiedere di meglio. Poi da sottolineare che l'orchestra offre anche una grande possibilità a tanti giovani, possibilità proprio lavorativa, ecco. Certo, offre molte possibilità lavorative anche a chi non è ancora laureato, però questo aspetto è particolarmente importante perché in un mondo in cui c'è sicuramente del precariato c'è l'opportunità di suonare e soprattutto di divertirsi, ma è importante sottolineare che il lavoro si trova e è importante anche dire che ci sono anche ragazzi che frequentano l'università, quindi diciamo che è un'opportunità molto importante, soprattutto perché c'è l'opportunità di lavorare da due punti di vista, quello universitario e soprattutto quello musicale. Thank you.
Termina qui anche questo appuntamento con l'Orchestra Sinfonica del Molise, termina anche la puntata di Viaggio in Molise. È possibile vedere le puntate sui nostri canali, sulle piattaforme social, quindi sulle nostre pagine Facebook e YouTube e sul sito di telemolise.com. Noi di Viaggio in Molise vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia e come sempre vi diamo appuntamento al prossimo viaggio.